Sono Luca Parmitano con la missione Volare. E quindi questo astronauta nello spazio. C'è da dire questo, che il mio desiderio è che qualsiasi bambino possa sognare, pensare, giocare di essere lui stesso dentro lo scafandro a effettuare attività extraveicolari e sognare lo spazio o di un futuro che abbia lo spazio dentro. Io non ho ancora, come nessuno, no. Sarai protagonista per la prima volta non più in veste di astronauta ma di attore. Non sono stato mai preparato a stare dietro una telecamera e interpretare un personaggio, Luca Parmitano, che è quello che mi è stato chiesto di fare, di un equipaggio fittizio formato da un equipaggio internazionale formato da un russo, un americano, io come italiano a bordo e dare anche un po' in un contesto divertente qualche informazione vera sugli esperimenti che facciamo e come viviamo a bordo. Stazione spaziale in orbita. I've been living the dream, even the training, it's something that I will remember forever, and I would love to actually get the experience again, because it's the only time in my life where every day I've been doing something different, and it's just incredible. So I am excited. I am excited about the flight. I'm excited by getting close. But the whole time I've just been very, very lucky to being able to enjoy this fantastic experience. È molto moderno, molto bello, ed è dotato di un airlock, che è questa struttura che vedete di fronte a me, e anche di una struttura, un mini modulo di stivaggio che potete vedere qui sopra. Questa è la mia cuccetta, come potete vedere, con la bandiera italiana. Ed è qui, mentre sopra di me è visibile l'ingresso della seconda Soyuz della stazione. Un altro modulo. Non è un modulo, ma è una navetta spaziale, un luogo di stivaggio, come potete vedere. In questo momento è pronto per lo stivaggio di materiale che poi verrà bruciato nell'atmosfera. Spero che abbiate gradito. Il laboratorio Columbus viene utilizzato soprattutto per esperimenti di ricerca fisiologica. Gli astronauti sono molto coinvolti. Allora, circa un anno e mezzo prima della missione, e poi di nuovo un anno prima della missione, tutta una serie di scienziati, astronauti, decine e decine di scienziati, il meglio della loro esperienza scientifica. Gli astronauti a un esperimento fisiologico con, per esempio, sangue o organi e così via, se indossare magari qualcosa. Quindi sono esperimenti abbastanza astronauti. Gli esperimenti per i quali gli astronauti, a quali esperimenti parteciperà l'astronauta. E nella tua ultima missione, a quali esperimenti hai partecipato te? Allora, quando ho fatto questo incontro con gli scienziati, perché volevo partecipare al massimo possibile, comunque ho partecipato a circa una ventina di esperimenti biologici, con un po' di orgoglio. Un altro esperimento che è un esperimento, ecco alcuni degli esperimenti che abbiamo fatto nel Columbus. E questi esperimenti non vanno effettuati soltanto nello spazio, ma anche qui sulla Terra? E forse è per questo che poi tutti gli astronauti vogliono tornare nello spazio. E ci torni te? Assolutamente sì. Quando eri piccolo, tu aspettavi di diventare astronauta? Sicuramente non mi aspettavo di diventare astronauta, era davvero un sogno per me quello di poterlo fare. Comunque la Sicilia non ha spazio al mondo dello spazio, quindi per me era veramente un sogno. Però oggi, dopo 40 anni, mi sembra ancora incredibile di vivere quel sogno, di essere un astronauta e di essere qui a parlare di spazio. Ce l'hai un messaggio per i giovani di oggi? Certo, per tutti i sognatori, che spero siano in tanti, è importantissimo avere sogni, è indispensabile. E quale esplorazione più affascinante, più difficile, più
intrigante di quella dello spazio. Per Astroluca, Beyond Comandante è una serie di attività extraveicolari o passeggiate spaziali per i non addetti ai lavori tra le più complesse mai eseguite nello spazio. Oltre a decine di esperimenti, lo spazio è per l'uomo. Lo spazio ci dà l'opportunità di avere un obiettivo comune, un sogno talmente grande che unisce, affascina e ispira tutta l'umanità. E per questo è già importante ed è l'unico strumento che abbiamo per comprendere al momento l'universo che ci circonda. E perché no, anche con l'idea di lasciare un giorno l'impronta di uno stivale umano sulla superficie di Marte. La missione Beyond, oltre, prevede una serie di esperimenti in un percorso ideale per portare l'umanità ancora più lontano, come analog, test in previsione dei viaggi verso la Luna e Marte, ma anche esperimenti medici per capire meglio i meccanismi alla base di malattie come l'Alzheimer. C'è la possibilità di passeggiate spaziali, perché le farete e più o meno quante saranno? Al momento c'è una serie di attività extraveicolari per cambiare le batterie, le vecchie batterie della Stazione Spaziale Internazionale con batterie di nuova generazione, molto più sicure e molto più capaci. E questo verrà fatto tra l'inizio e la fine della spedizione. The atmosphere, crucial for life on Earth. It makes our planet habitable. But with satellite data, this can be achieved at a larger scale. Over the last two decades, the European Space Agency launched a number of satellites. Improved step by step by follow-on instruments like Skirmaki, Gome-2 or OMI. And now with the Copernicus mission, Sentinel-5 precursor, we have global coverage within one day. Between research and operational services. Provides information about air composition and quality across the globe. The Sentinel-5P launched in 2017, which carries a novel instrument called Tropomi, a big step was taken to keep our planet breathable and sustainable. Chi può pensare che ci sia un grande dispendio di risorse per andare nello spazio? In realtà si tratta di una minima parte, e che eliminare tutti i progetti spaziali non cambierebbe nulla. Se io potessi cambiare il mondo o l'Italia eliminando l'Agenzia Spaziale Italiana, sarei primo a rinunciare. Ma non compreremmo neanche la carta igienica per una scuola eliminando l'Agenzia Spaziale Italiana, e perderemmo tutto quello che guadagniamo. Cancellando tutti i programmi spaziali europei non costruiremmo neanche un'autostrada. E non potremmo mantenerla. Quindi, utilizziamo questa risorsa. Parlatene! Invogliate la gente a credere. Volete un nemico? Volete qualcosa da additare? Volete puntare a qualcosa che fa veramente paura? Non guardate all'essere umano, siamo tutti su un unico pianeta. Volete un nemico? Guardate i cambiamenti climatici. Chiamiamolo come si chiama? Riscaldamento globale. È un nemico vero, globale, universale, in cui siamo tutti presi in causa. Quello sì che è un nemico del quale aver paura. Ma che cazzo stai a dire? Noi dallo spazio lo vediamo cambiare il nostro pianeta. Credo nel futuro, abbiamo un nemico, combattiamolo tutti insieme. Questo dovrebbe unirci in maniera globale. Grazie dell'attenzione. Grazie mille.